Eccoci bentornati, salve gente, siamo su Flom, sempre Dredge, e quest'oggi andiamo a trovare il relitto del padre in lutto. Dopodiché proviamo a questo punto a esplorare un pochettino, allontaniamoci un po' da questa zona qui. E io direi, guardando la mappa, di spostarci direttamente a Spina del Diavolo. Tanto adesso siamo qui vicino, è vero che dobbiamo tornare a Midolla Minore. Anzi, no, vedo che... No, andiamo a scogliere burrascose. Perché c'è il... C'è... la missione del collezionista. Quindi andiamo direttamente lì, così magari riusciamo a beccare anche il secondo potere. Allora, facciamo... Cerchiamo di fare un po' in fretta. A proposito, allora, da queste parti c'era un pezzo di relitto che dovevo finire di prendere, ma non sarà sicuramente questo. Però peschiamo. Perché questo è un nuovo, la razza comune. Basta, perché è anche troppo. Ah, qua dovevo andare, eccomi, all'SOS. E lì c'era anche un'altra cosa. Questo volevo fare. L'ho completamente dimenticato. Allora, naufrago, stavo salvo. Che visione. Questi poveri occhi. Cos'è successo? Guardo qui, più o meno 2 settimane fa. Il mare era agitato e un'onda mi ha colpiti sul fianco. Sono finito in acqua e la corrente mi ha trascinato via. Pensavo che il mio equipaggio avrebbe dovuto cercarmi, ma tu è la prima barca che ho visto passare. Ti mando i miei ragazzi. Di certo mi staranno cercando anche, no? D'accordo, tanto stavo andando lì. Sei un po' ingombrante, eh? Sale a bordo. E porca puttana. Dicevo, c'è la semicide, salga a bordo, cazzo. Allora, iniziamo a dragare. Buon schettino. Finito, molto bene. Molto molto bene. Vediamo se ci sono delle altre cose da prendere qui intorno. Here around. Tipo quello che è. Tipo qui c'è già stato? No. Ah, cerca di cercare qualcosa, ti avvicini. Ah, porca puttana. Zona. Allora. Questo è il più semplice perché lo mettiamo qui. Questo è il più semplice perché lo mettiamo qui. Questo è semplice perché lo infiliamo qui. E questo ce lo mettiamo. Non vorrei essere volgare, però... Però... Io abbandonerei il naufrago quasi. Ci ritorniamo dopo. Torneremo in seguito. Allora, visto che ho finito tutto lo spazio, torniamo di volata a Midolla. Ma di volata, eh. Tra l'altro qui c'è anche la Nassa che avevo posizionato prima. Allora. Dovrei, secondo voi, prendere il mulino per poi cominciare a pescare dei pesci oceanici? O no? Sono molto indeciso, perché sono quasi quasi prendo la rete a strascico. Oh no, come si chiama? Non mi ricordo. La rete... Sì, rete a strascico. Ci avevo preso. Non ci penso. Ah, comunque si maestra d'ascia. Ah, pesci vendolo. Vendi. Non tutti i banchi di pesci sono uguali. Alcuni contengono l'esemplare normale. A volte riesci a distinguerli anche sulla superficie. Sì, lo so. Yes, I know my way. Allora, ripara tutto. Grazie. Andiamo al bacino di carenaggio. Dove...
Posizioniamo. One. And two. E attestiamo il miglioramento. A questo punto mi rimane soltanto questo miglioramento qui da prendere. Attenzione, attenzione che ci siamo. Allora, ok. Ok, ok, ok. Andiamo anche ad utilizzare il... la ricerca. Sempre per questo motore. Perfetto, così me ne manca soltanto uno. Poi mettiamo dentro il magazzino. Eccoci qua. Ci mettiamo questi orecchini. Perfetto. Allora, avevo detto... aspetta, per quello dove devo lasciarmi dalla minore? Che palle. Che palle. Andiamo un po' mi dalla minore. Che per carità, eh. I viaggi non... Oh, qui c'è un pesce strano. Lo prendo subito. Boom. Tanto per trovargli lo spazio adesso mi dice che è pieno. Vaffanculo. Stronzo, io che non ho letto. Il dolce rancido odore di civiltà non avrei mai pensato che mi sarebbe mancato. Si gira verso di te per essere uno che è stato appena salvato. Sembra piuttosto avvilito. Non ho molto per ricompensarti, come puoi immaginare. Non ho la sensazione che non valga molto, almeno per me. Ma forse per te sì. Come si toglie un anello con sigillo. E poi la... il simbolo di un timone. Questo anello è curiosamente decorato con il simbolo di un timone. Un simbolo del genere porta fortuna a qualunque capitano lo abbia con sé. Chissà se effettivamente, nel senso, i simboli di fortuna, sfortuna valgono effettivamente qualcosa. Comunque in magazzino. Verso il mio resistente, amico mio. Adios. Adios. Al magazzino. Allora, buttiamoci un po' queste cose. Dovrei comprare una luce. Dicevo, devo andare. Devo andare. Alle scogliere burrascose? I nomi. Nada. Sì, esattamente le scogliere burrascose. Ah, però prima c'è il padre lutto qua dietro. E ci metto 3 nanosecondi. Quello, eh? No, non può essere questo. Ah, le assi di legno fanno sempre comodo, quindi effettivamente prenderle a prescindere da tutto è utile. Le prendi una volta, non le prendi più. Ah, le do. Dove sta la... non mi sbaglio sempre. Dove sta la X? Giovine. Qua dietro. Proprio qui dietro, qui dietro. Eccoci. Eccoci qua. Oh. Zia. Invia in bronzo. Ok, troppe cose ci sono. Facciamo un po' più lentina. Continuiamo.
E a questo punto torno a Midolla Minore, lascio un po' di cose, vedo se effettivamente la missione del padre di Lutto era questa. Top! La ricerca. Anche perché così ho finito il motore. Magari. Un'altra ricerca sempre top. Stavo anche pensando un'altra cosa. Se riuscissi a prendere quei motorini piccini picciò. Però adesso mi sono utili, ma in futuro. La problematica di base è proprio quella. Allora. Dai, proviamo. Vecchia catena di ferro. Fatto. Come back. Ok. Devo stare un po' attento perché gli scogli, oltre a spuntare all'improvviso, alcuni, altri ci sono ma non me li ricordo, quindi non li vedo. E se non li vedo ci vado a sbattere. E non è il caso. Allora, sì. Consegni la fibra all'uomo. È proprio la sua. Grazie che tu sia benedetto. L'ho riportato da me. Ti prego, prendi. Prendo. Hai voglia se prendo. C'è qualcosa che posso fare per te? No. Allora, commerciante giovine. Una mente calma. Top. Vabbè, dopo lo vedo. Tu puoi volere questo. Puoi volere questo. Figa. 90 non è male, però me lo tengo. La ricerca invece, volendolo, questo potrebbe essere pronto. Ne spendo uno. Cazzo, 52 è top. Però che ci fo. Le nasse invece. E le reti. Questa è una resa di circa 10 al giorno. 5x6. 6x6. 6x6, io sto andando giù sotto che non ricordo, cioè non ricordo, più che altro non lo so proprio che cosa ci sia. Costiero superficiale, 3 giorni, 8x8, wow, però questa vale 6. E queste valgono 4 e 4, posso spedire questa per le mangrovie, questa per il vulcanico costiero, andiamo con le mangrovie. Con filtraggio limo. Boom. Allora, a questo punto qui ho fatto tutto, torniamo di qua. Sì, lo so, è vero che dovevo andare sulle scogliere burrascose, però se riesco a prendere il coso un pelo più potente, che ho buttato via. Che cazzo era? Tra l'altro, se riesco a prenderlo, ma vediamo anche quanto costa, perché pesci vendolo. $4.75. Guarda, i calamari più o meno valgono $4.64, questo 11. Che c'è una differenza. Allora, magazzino. Bacino di carenaggio, qua, che mi serve. Che cos'era poi? Due spazi in più per le canne. È vero, lo posso. Ah, però cavolo, se acquisto riesco pure a. Comincio a mettere cose per il nuovo scafo. Sì, che mi serve.
scafo non è importante, è fondamentale. No. Fondamentale. Fondamentale. Into dai show. Maestra Dash. Un attimo, allora, qua. Cazzo, 1008. Contro 750. Beh, la differenza si sente, eh. Questo lo vendo a 90, questo lo pago 2,75, quindi meno di 200, alla fine. Però io voglio sapere una cosa più importante, questo motore. 4,50 che non ho, ma che se io vendessi questo, allora vendi, disinstalla, in magazzino, ora c'ho i soldi per comprarlo. C'è un motorino proprio prestante, sempre questo qui, che non so che fa, se fa qualcosa oppure no. Però più 7,3, buttali via. Allora, volevo comprare questo, ma io 200 non ce li ho. Questo non lo posso vendere, quindi m'attacco. Ok. Allora, andiamo a riposare e poi subito le scogliere burrascose, eh. Te l'avevo detto e devo farlo. Ah, il libro. Il libro, una mente calma. Chissà se questo motore fila un po' di più. È aumentato, sì, ma non tantissimo, perché alla fine non tantissimo, però mia noccia. Mappa. No, devo andare di là. Lassù. Giusto? Giusto. Road to scogliere burrascose. È un viaggio lunghetto, penso, eh. Però, ci proviamo. Ah, questo mi sa che era una roccia, boh. Vediamo pure se trovo altri pesciolini. Eita, non è che io abbia tutto questo. Tutte per quanto riguarda l'attrezzatura. Però, andiamo a prenderlo. Prendiamo ciò che arriva. A tal proposito di ciò che arriva, questo è un piccolo relitto. E vediamo subito che cos'è. Mezzo marcio? Guardaci dentro. Ehi, sacco di dobloni. Yes. 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 Poi, non so se lo fa solo a me, ma io ho la sensazione di aver visto qualcosa di strano lì giù. Allora, ti avvicino una figura incappucciata, avvolta in una veste color blu scuro, il suo volto si vede appena. Pescatore, ti prego, aiutami, tra il rumore del vento e delle onde riesce a malapena a sentire il suo e sazia la fame. Figura incappucciata, consegna pesci. Sgombro australe. Aspetta, te lo vado a prendere. Questo no. Prima per così poco. Per così poco. Boom. Eccolo. Allora, torniamo di là.
guarda come fuma. Con grande precisione caccia le mani nella gola del pesce strappandogli il cuore. Dopodiché sono troppi con me, se ne riempie la bocca. Ancora, ancora, fame. Qui ora indica un'altra sagoma. Scombro trigato. Cazzo, lo becco scombro trigato. No, è che io ho una pescheria giovane. Posso stare dietro? Allora, guarda. So dove sei adesso, semmai torno subito da te. No. Però laggiù vedo delle cose interessanti, quindi appropinguiamoci intanto laggiù, così salviamo. Ho detto che sarei arrivato alle scogliere burrascose e voglio arrivarci. E una volta che sarò arrivato lì... Una volta che sarò arrivato lì, che cosa è? Ci è qui. Potrò catturare. Yeah. Oh, salmone, carino. Mannaggia a me, niente. Ok, ho visto questo posticino qui. Cerchiamo di arrivarci senza morire. Mercantessine, sei là, un volto nuovo. Scommetto che sei un pescatore, eh? Perfetto, beh, andremo d'amore d'accordo allora, eh? Sono viaggiatrice mercantessa, due al prezzo di uno. Se hai del pesce lo compro volentieri, per rivenderlo nel prossimo viaggio in cui mi fermo. Come te trasporto un piccolo carico di attrezzatura da un posto all'altro. Puoi esaminarla e vedere se c'è qualcosa che ti interessa, se ti va. Vieni intorno a trovarmi qui quando sei pronto a negoziare. Boom, siamo arrivati, signori, a questo punto. Intanto vendiamo un po' di pesce. E ciao. E poi... sono sicuro di aver cominciato qualcosa, ma non ricordo assolutamente cosa. Vabbè, ce lo teniamo. Boom. A questo punto ci fermiamo anche qui, siamo arrivati alle scogliere burrascose e al prossimo episodio vedremo un po' di trovare il pezzo che ci ha chiesto il collezionista. Ciao!